Buongiorno a tutti, benvenuti alla 25esima edizione del Pan Bianco Fashion Summit. 25 è un numero tondo che è da celebrare, anche se ovviamente quest'anno è sicuramente un anno particolare, difficile per tutti noi. E credo che questo evento di oggi possa essere, e spero che possa essere, di aiuto alle centinaia di imprese, migliaia di persone che lavorano in questo settore, per avere degli spunti, delle indicazioni su quello che è poi il titolo dell'evento: l'industria della moda e la gestione dell'incertezza. Sicuramente viviamo in un momento di grande incertezza e quindi credo che poi questa sia la vera sfida: prendere decisioni, capire come gestire le aziende in un contesto di mercato difficile in cui non è chiaro l'evoluzione. I lavori dureranno come sempre per l'intera mattinata. Oggi non c'è nessuno che ci segue qui a Palazzo Mezzanotte. Tutto il pubblico ci segue da casa, dai loro cellulari, tablet, computer, su tutte le nostre piattaforme social, quindi ci potete seguire su YouTube, su LinkedIn, su Facebook e su Instagram. Apriamo quindi i lavori e do la parola al padrone di casa, che però non è qua in realtà, è Raffaele Ierusalmi, che è CEO di Borsa Italiana, che Eccolo, lo vedo. Raffaele, a te. Tra l'altro avete appena cambiato padrone, se così si può dire, quindi è un nuovo saluto, eccoci. Beh, buongiorno a tutti, Davide, grazie. E mi dispiace molto non essere presente insieme a tutti voi, così come è stato nelle 24 edizioni precedenti. Però di fatto questo, come hai ricordato tu, è un anno particolare. Sì, noi siamo in fase di cambiamento, in realtà non abbiamo ancora cambiato ufficialmente casacca, quindi per adesso siamo ancora parte dell'Home Stock Exchange Group, ma come avrete letto sui giornali è in corso questo processo di vendita, che deve superare una serie di passi ancora formali e che dovrebbe portare poi effettivamente a un cambio di proprietà. Però al di là di questo, ritengo che per voi, in qualità di utenti, diciamo, dei servizi che Borsa Italiana offre, spero non cambierà nulla, anzi magari ci saranno anche dei miglioramenti. Quello che mi preme oggi sottolineare è che al di là dell'anno sicuramente particolare, molto difficile, il Palazzo Mezzanotte, così come tutta, non solo il centro congressi, ma tutta la borsa è più o meno deserta. E noi dal 24 febbraio anche noi siamo tutti in remote working. Poi abbiamo fatto un tentativo per far tornare un 10% circa del personale in borsa a partire da settembre, ma diciamo che non siamo andati oltre, perché poi, come sapete, ovviamente sono state reintrodotte una serie di misure restrittive, quindi siamo di nuovo di fatto tutti a casa. E quindi questo è il mondo col quale dobbiamo oggi convivere. Però certamente quello che abbiamo notato e che ci ha fatto anche in un certo senso piacere è che questa pandemia ha avuto anche dei risvolti, chiamiamoli così, positivi, di livello ovviamente secondario, premesso che ovviamente i danni che ha provocato sono stati sicuramente molto significativi e la perdita di vite umane certamente è molto importante come numeri e molto triste. Però gli aspetti positivi vanno sottolineati: una maggiore attenzione all'ambiente, un ambiente che grazie anche al minor inquinamento si è modificato in maniera radicale. Tutte le tematiche ESG sono ritornate e emerse ancora con più forza. La digitalizzazione ha avuto un'accelerazione notevole, e tutte le aziende che peraltro si sono trovate quotate sui principali mercati internazionali, incluso ovviamente il nostro, hanno avuto performance direi molto positive rispetto alla situazione, dimostrando che cosa? Che avere una situazione patrimoniale forte, consolidata, e l'attenzione e la partecipazione di un grande numero di investitori consente a volte anche di superare delle fasi di grande incertezza e di grande difficoltà con più facilità. Questo è un po' un invito alla fine per tante società che guardano
al mercato sempre magari con un po' di diffidenza, che però devono capire che il mercato è qualcosa che può aiutare, può essere di grande aiuto in fasi di incertezza come quella nella quale viviamo noi oggi. E ovviamente anche il settore della fashion, della moda, del lifestyle in genere ha subito in maniera importante le conseguenze di questo, di questa pandemia. E certamente è crollato il turismo, ridotto i viaggi, ridotto la mobilità delle persone e quindi di fatto ha in parte svuotato la gran parte dei negozi dove vengono venduti i vostri prodotti. Però la capacità anche del settore è stata quella di rapidamente trovare dei rimedi, delle forme di mitigazione e delle soluzioni anche particolarmente innovative per cercare di far fronte a questa emergenza. E direi che complessivamente i risultati, da quello che ho potuto vedere, da quello che ho potuto leggere anche nei numeri, e poi sicuramente oggi vedremo molto di più nel corso della giornata con i vari interventi che si succederanno e le varie presentazioni che vedremo, in particolare quella che è diciamo un must ormai, quella di PwC, sicuramente avremo modo di capire meglio queste dinamiche. Ci sono ovviamente anche in questa situazione di difficoltà delle regioni, delle aree geografiche che stanno andando meglio, che hanno già praticamente superato il problema. Penso all'Australia, penso alla Nuova Zelanda, penso alla Cina, penso al Giappone, quindi alcune aree asiatiche sicuramente sono già fuori da questo problema e hanno una vita totalmente tornata alla normalità. Ovviamente per quanto ci riguarda invece noi dobbiamo ancora probabilmente aspettare e avere un po' di pazienza, perché questa situazione ritengo che difficilmente cambierà in maniera sostanziale prima della prossima estate o tarda primavera. Però possiamo guardare con fiducia al futuro, al di là delle soluzioni ovviamente sanitarie che sono fondamentali, perché le aziende, come ripeto, hanno avuto la capacità di in parte reinventare anche la loro attività. E questa è un po' la forza dell'imprenditoria, la forza delle imprese soprattutto italiane, che guardano sempre al futuro con ottimismo, perché alla fine l'imprenditore deve guardare al futuro con ottimismo. E questo è successo anche in questa occasione. Credo che avremo modo di, così, nei prossimi mesi, di vedere anche più nel dettaglio poi quali sono poi effettivamente state alcune delle iniziative che le aziende dei vari settori hanno intrapreso per diciamo mitigare questi elementi così negativi. Quello che sembrerebbe, guardando anche alle valutazioni sui mercati, è che gli investitori scommettono su una soluzione quantomeno abbastanza rapida della situazione, e questo è incoraggiante, perché ovviamente a fronte di un momento di grande difficoltà durato alcuni mesi, le risorse messe in campo dai vari paesi sia da un punto di vista economico che da un punto di vista monetario, quindi attraverso diciamo il contributo che hanno fornito in questo senso le banche centrali dei principali paesi, sicuramente daranno poi un forte elemento di ripresa, contribuiranno credo in maniera molto importante alla ripresa successiva, che speriamo sarà una ripresa veramente molto molto importante, molto forte, e probabilmente una con tassi di crescita che noi non avevamo visto da molto tempo, perché ripeto le risorse messe in campo sono state assolutamente straordinarie e al di fuori di quello che è la normalità, e diciamo che per trovare degli interventi di questa dimensione in termini relativi bisogna andare al tempo subito successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi possiamo ricordando quello che poi fu il periodo successivo chiamato non a caso, anche per quanto ci riguarda, il miracolo italiano, è possibile, è sperabile, è auspicabile, e possiamo anche con qualche, in qualche misura guardare a questo evento con un certo ottimismo, che una situazione magari non esattamente uguale ma simile in una certa misura si possa ripetere anche l'anno prossimo e nei prossimi diciamo 2-3 anni successivi alla fine della pandemia. Io vi auguro a questo punto un'ottima giornata. Ripeto, è un po' particolare farvi questo saluto da casa mia invece che essere lì con voi, che peraltro anche voi non siete lì, però
diciamo, lì con David in questo caso a salutarvi, ma speriamo veramente che fin dal prossimo summit saremo di nuovo tutti insieme e potremo avere anche e guardare al futuro con un maggior ottimismo, e soprattutto in questa fase non posso che augurarvi una buona salute, state attenti e cauti come siete stati fino ad oggi. Grazie ancora e buona giornata. Grazie Raffaele, quindi speriamo in un secondo boom economico nel 2021. Mi hai dato l'occasione per spiegare un po' meglio la giornata ai nostri spettatori. Avremo 15 interventi e di questi 15 considerate che 8 saranno di persona, quindi sarò io qui sul palco a intervistare le persone e 7 verranno intervistate o saranno interventi in remoto. Quindi è un evento in pieno stile, come si usa oggi dire, Figital. Prima di andare avanti e entrare più nello specifico della nostra giornata, consentitemi comunque di ringraziare i nostri sponsor, supporter, partner che sono stati ancora più importanti quest'anno rispetto agli altri anni, in quanto hanno veramente reso possibile l'organizzazione di questo evento. Sono tutti i nostri partner di lunga data e quindi mi fa piacere citarli. Quindi oltre a Borsa, Monte Napoleone 18, che è l'agenzia di intermediazione retail nel centro di Milano, Bamberg, Deda Group, la Software House, Quadrivio Panbianco Made in Italy Fund, Minsight, Software House, Plotini, che è il nostro allestitore da tanti anni, e Bulgarelli, che tra l'altro con l'occasione segnalo ha fatto un gesto molto carino, ha piantato in onore del nostro evento 200 alberi sulle Dolomiti, perché è un'azienda molto attenta a questi aspetti e tra l'altro è la prima azienda in Italia di labeling carbon positive. Quindi parlando di sostenibilità abbiamo anche delle iniziative da raccontare.